dopo 4.000 scalini adesso faccio il 10 km e domenica faccio la 21, tanto per cambiare. Allora, buona corsa. Grazie. Prego. Reggia di Venaria, una location bellissima per le gare di corsa podistica fuori dalla pista degli European Master Games, i 10.000 metri che hanno aperto il programma, che si chiuderà invece con la mezza maratona. Dicevamo, una location bellissima, un tempo caldo ma non troppo. Siamo andati a conoscere alcuni dei protagonisti di queste gare, moltissimi russi ma anche concorrenti provenienti dal Portogallo, dalla Gran Bretagna, dalla Svizzera, e hanno corso i 10.000 metri proprio nel giorno della festa nazionale svizzera. Dicevamo, siamo andati a cercare di capire perché tutti i giorni si mettono in gioco allenandosi, perché senza allenamento nei 10.000 non si arriva neanche a metà del percorso. Giovanna Fustella, medaglia d'oro della categoria 55. E 12 che è Davide Elifani. Io sono un amatore, un master, come tutti quanti qua. Sono un triatleta e oggi ho deciso di partecipare a questa gara su strada. Quindi sarà anche ad Avigliana per il triathlon? Molto probabilmente sì. Un suo giudizio su questo percorso, sulla cornice anche di Venaria? La cornice è bellissima, è un percorso sul quale si organizzano già tante altre gare. Oggi la temperatura era parecchio elevata, però insomma è una location sempre divertente, poi totalmente chiusa al traffico, bello. Spieghiamo a chi non capisce, non corre mai, non sa che gioia si prova, che sensazione di benessere quando si finisce un 10.000 o una podistica campestre. La sensazione di benessere è molta, ma è soprattutto è la soddisfazione di un coronamento di tutti quelli che sono i nostri sacrifici per l'allenamento quotidiano e per qualcosa che è davvero faticoso. Però nel momento in cui passiamo il traguardo, diciamo che la soddisfazione di riuscire ad arrivare è tanta. Se arriva poi anche qualche risultato, sempre a livello amatoriale per noi, sempre in maniera goliardica, è sempre un bel risultato. Medagliato pluridecorato, è un europeo.